benvenuti a questa nuova puntata. Ora sono nello stand della Ducati e partiamo subito a vedere quello che è la moto, il concept più interessante. Ecco, è stata presentata la Desert T, la Desert X, scusate. Ecco, come potete vedere c'ha un motore bicilindrico a L che ricorda molto il motore della Kajiva Elephant. All'epoca la Kajiva possedeva la Ducati, per cui comunque c'è un link tra le due moto, anche se la Ducati non ha mai partecipato alla Parigi-Dakar, ma sicuramente questa è una moto di chiara impronta dakariana. Ecco, la linea a me piace tantissimo. Questa è una moto che è ancora un concept, speriamo che possa approdare alla serie il prima possibile. Ecco, possiamo vedere che nella parte posteriore ha due serbatoi supplementari e nella parte anteriore c'ha altri due serbatoi separati. Questo fa sicuramente pensare proprio alle gare, no? della Parigi-Dakar. Ecco, come visivamente è una moto bella veramente. È un piacere che Ducati stia pensando a una moto come questa per un futuro, appunto, nella produzione di moto enduro e soprattutto moto anche molto enduristiche, perché molto fuoristradistiche, perché guardate l'impostazione è quella di una moto molto molto fuoristradistica. Guardate la luce che ha da terra, per cui è sicuramente una bella scoperta. E insomma, io spero che questa moto possa avere un futuro veramente prossimo. Secondo me è molto ben bilanciata, il motore è molto spostato indietro, è qualcosa di molto innovativo, anche di molto, il design appunto è molto molto valido. La base di questo concept è lo Scrambler Desert Shield, per questo motivo ecco qui possiamo anche vedere una marmitta Termignoni, per cui tutto fa pensare che arrivare alla moto di serie non sia una cosa molto lontana, perché ancora vi faccio vedere un po' quelle che possono essere le strumentazioni. Insomma, questo è soltanto un concept, ma la parte telaistica è praticamente già fatta. In pratica è un Desert Shield, questo sarà Desert X. Io mi auguro veramente che possa essere una moto valida, una moto che verrà apprezzata, anzi sono sicuro che sarà una moto molto apprezzata. Ora vi faccio vedere la Panigale, questa è la Panigale R Panel Edition, è quella a due cilindri, è 1299 come cilindrata. Ora vi faccio vedere alcuni particolari, tra cui appunto gli scarichi Akrapovic. Questa qui è la moto, come dice, la più potente moto a due cilindri mai costruita. Questa invece è la nuova Panigale V4, per cui una moto a quattro cilindri, a 214 cavalli, pesa 175 kg, per cui veramente una moto molto leggera. Ecco, guardate qua che bellezza, qua c'ha anche questi alettoni, no? Veramente una moto spettacolare da vedere. Ora sono nella parte dedicata agli scrambler, anche questi insomma ci sono veramente in tante varianti. Questa è l'Icon Dark, ora diamo un'occhiata, poi c'è questa qui arancione, insomma, ci sono davvero tante le varianti dello scrambler, che comunque è una moto che sta vendendo tanto. Ecco, guardate qua quante, questo è il modello, questa è quella più, questa è la versione diciamo così più classica,
dello, come colorazione. Poi abbiamo queste, ecco, ci sono veramente, c'è veramente l'imbarazzo della scelta. Ok, io a questo punto vi saluto, ci vediamo alla prossima puntata, che sarà oggi pomeriggio o domani mattina. Ciao a tutti.